Allora, secondo me questa è la grandezza perfetta. Poverino, il mio bambino starà soffrendo ora perché gli ho messo una maglietta troppo stretta. Sì, Ninna, il tuo bambino, certo. Come no? Il tuo bambino? Vabbè, zitto però, sennò Dani e Robby ci sentono. Noi stiamo per salire in casa di Dani e Robby e faremo di tutto per fargli credere che Ninna aspetta un bambino. Ah, non aspetta davvero? Il piccolo figlio di Ninna e Matti, andiamo, dai, dai. Si chiama Jerry. Ce la fai a salire le scale col bimbo? Non lo so, Matti, forse era meglio l'ascensore. Dai, ti do la mano. Ok, grazie. Ah, aspetta, ma non sono davvero incinta. Ah, giusto, me l'ero dimenticato. Il nostro canale è stato hackerato. Preordinate ora da Amazon il nuovo libro Ninna e Matti, la sfida contro il tempo per salvare il canale. Fuori il 27 settembre in tutte le librerie. Vai tu. Sì, vado io. Ma chi sarà? Ciao. Ciao Matti, ciao Ninna. Sorpresa. Vieni, vieni, andiamo. Robby. Come state, ragazzi? Siamo bene. Poi li chiamati tu? No, Robby. Allora, sorpresa, grande. Oggi ci divertiamo. Sì. Sì, ci divertiamo, però possiamo andarci a sedere ora? Sì. Però, grazie. Cioè, siamo tuoi amici, potresti farci un sorriso, Matti? Matti era troppo serio. Dani cosa gli ha detto quando sono entrati? Tutto bene, Ninna? Guarda, Ninna, è la solita curva! Come ti sei messa? Dai, potresti quindi farci un po' di spazio? Attenzione, fate piano però! Un po' di rispetto! Mamma mia! Come rispetto? Ah, oh, sì, allora pure io mi sto. No! Spostati, Robby! Mamma mia, no, fate piano! Ma possiamo capire cosa avete oggi? Glielo diciamo? Dici? Va bene, ok. Sono incinta, ma come fate a non vederlo? Scusate se urla così, però ha un po', ecco, di... esatto, è un po' arrabbiata in questi giorni. Ma Ninna, io pensavo che tu avessi mangiato tanto. È vero. Ah, avete sentito quello che mi ha detto? Calma, calma, amore, calma. Niente, vuoi un bicchiere d'acqua? Sì. Andiamo a prendere un bicchiere d'acqua, venite. Arriviamo subito, Ninna. Oh, mamma mia. Ninna, tieni, ti ho portato un po' d'acqua. Grazie. Come stai? Scusa, mi fai male! Ma l'ho solo accarezzato, ero curiosa! No, gli fai male! Qui c'è qualcosa che proprio non mi quadra. Dani, puoi venire di là che devo vedere se il pettine ha tutti i dentini? Ma ti sembra il momento? Oh, d'accordo, Robby! Robby sta già sospettando e questa cosa non è buona. Ma non ti preoccupare, perché io ho già un'idea. Dani. Allora, in realtà non devo controllare se i petti ha tutti i dentini. Volevo dirti che è troppo strano che da un giorno all'altro Ninna abbia un pancione gigante come se stesse per partorire. Aspetta un secondo. Io ho toccato la pancia di Ninna e ho sentito scalciare. Cosa? C'è un vero bambino dentro. Scalciare? Sì. Beh, effettivamente le pance finte non scalciano, Dani. Ma sei sicura? Sì, sono sicurissima e sono molto contenta per loro. Diventeremo zii. Sì, diventeremo zii. Adesso hanno bisogno di noi, dobbiamo andare! Oh cavolo! Aiuto! Aiuto! Piano di zuccheri! Cosa sta succedendo? Ninna, si sta sentendo male! Sto per partorire! No! Qui sto per tappeto! No! Non sta partorendo, ho un calo di zuccheri! Ho bisogno di cibo! Nutella, biscotti, cereali, prosciutto! No, prosciutto no! Panna! Prendete del cibo, ragazzi, sbrigatevi! Iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace perché qui c'è da divertirsi. Il polpo, il polpo. Ma no, cibo vero serve. Che cosa stai facendo? Ninna, è arrivato del cibo, Ninna. Ti ho portato un po' di snack, di biscotti. Un dinosauro per il bambino. No, che cosa stai facendo? Oh, scusa, Ninna. Allora va meglio? Si è calmata, eh. Mi sono spaventata tantissimo, Ninna. Non fare più questi urli, mi raccomando. Tranquilla, ora lascio qui il dinosauro così non urla più. Oh oh. Non facciamo rumore che magari si addormenta, eh? D'accordo. Ok. Che è successo? Mi è andato un calcio fortissimo! Oh no! Mangiati un altro biscotto. No! Ha bisogno di gelato pregiato della Norvegia. Gelato pregiato? Avete gelato pregiato? Non lo so. Il gelato! Gelato! Oh no, non resisterò altri 2 minuti! Devo andare in bagno!
Ho dei cubetti di ghiaccio dell'Italia. Non vanno bene, sono buoni, eh. Devo vomitare, oh no, il bambino. Ninna, Ninna, vai subito. Come faccio ora? Non so più che fare. Tra l'altro mi viene un sacco da ridere, perché ovviamente questo non è un bambino. Non scalcia, non fa niente, vedete, è di gomma. E io non so come continuare questo scherzo. Ora ho fatto finta che mi venisse da vomitare e quindi devo aspettare qua in bagno un po'. Spero che nessuno se ne accorga, però dobbiamo arrivare al gran finale. Ninna, se stai male, sbatti due volte sulla porta. Stai male? Devo entrare? Arrivo. Ok, allora aspetterò qui. Mamma mia, non mi sono mai trovata in queste situazioni. Ora che faccio? Non sono brava a fare questi versi. Aiuto! Aiuto! Ragazzi! Sto sentendo male, forse deve partorire. Dobbiamo aiutarla. Chiamo l'ambulanza. No, non c'è tempo ormai, deve nascere qui. Che fatica. Posso togliere le scarpe? Te le sei già tolte, ma ok, fai come se fossi a casa nostra. Sapete cosa ho letto? Cosa hai letto? Che alle donne incinte bisogna fare ogni ora un massaggio ai piedi, perché si gonfiano. Ah, allora, per fortuna che manca mezz'ora allo scoccare dell'ora. No, così. No, Robby, cosa stai dicendo? Vai a fare il massaggio, sbrigati. Cosa devo fare? Io un massaggio sì, ai piedi? Sì, Robby, corri, dai. Per favore. Ninna, sarò un fantastico zio per il bambino, la bambina, però io non posso farti un massaggio ai piedi, eh. No, 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 no. Si è messa a piangere. Ma il bambino piange. No, Ninna, no. I bambini non piangono dentro la pancia. Sai cosa ti dico? Te lo faccio io il massaggio ai piedi. Mi ha convinto a farci fare il massaggio ai piedi. Ragazzi, questa cosa è epica. Una vera amica fa questo. Cosa? Sei cattivo. E allora io lo chiedo pure a Marti. Marti, mi fa un massaggio ai piedi? Cosa? C'è adesso? Troppo male. È troppo male. E io devo rifare 2 ore di livello. No! Il joystick! Che male, che male, che male! Fa male il cuore! Il joystick costa tantissimo! Ma quale cuore? Fa male il bambino! Mi dai calci! E ora come gioco? Queste luci sono un po' forti, puoi spegnerle? Sì, certo, Ninna. Ci mancherà il bambino. Va bene, così, sì. Un po' d'acqua. Ok. Natural frizzante? Natur frizzante. Nuova ricetta per donne incinta. Ok, è perfetto. Ninna, com'è? Buona? Calda. Ma... Dani! Ah, Ninna! Mimmi! Pipì! Pipì! Ok, mi puoi accompagnare? Certo, certo. Va meglio? No, devo fare pipì! Ok. Quanto ci sta mettendo? Oh, Ninna, hai fatto? Sì, era tantissima pipì. Ma è ancora molto gonfia. Sì, perché... Forse hai bisogno di un massaggio. Brava, andiamo, ok. Ma che strano questa pancia. No, però qua è scomodo, Andiamo nel letto. Oh, Ninna, ma io non ce la faccio più. Andiamo. Oh, mi sono davvero scocciata di fare sotto e sopra. Dani, sai cosa servirebbe? Cosa? Che altro c'è da fare? Devi raccontarmi una storia. Una storia? Sì. Va bene. C'era una volta un bambino un po' birichino che andava a scuola e la storia è finita. No, senti, Dani, ho bisogno di una torta, quella fatta in casa di mele con farina 00 e zucchero di canna. Andiamo, prepariamola. E ora dove la prendo una torta farina 00? Ora mi inventerò una scusa e dico che non posso più aiutarla, basta. Matti. Dani, si è stancata di tutte le richieste che le sto facendo. Deve succedere qualcosa di più ora. Il momento finale dello scherzo è arrivato. Sarà una cosa molto pericolosa, ma fidati di me. Moriremo dalle risate. Cosa devo fare? Devi fare finta di sentirti male perché devi partorire ora, qui, esattamente nella loro casa, ok? Ok, vado. Oh no!
Aiuto! 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 Ragazzi! Sto sentendo male, forse deve partorire! No, il dottore aveva detto che mancava ancora un mese, ma forse deve partorire, anticipo! Ma non può partorire qui in casalotta nel nostro corridoio, ma ti vorrei partire! Nina, devi alzarti lentamente. No, dobbiamo aiutarla! Chiamo l'ambulanza! No, non c'è tempo ormai, deve nascere qui! Ma io non so far partorire qualcuno! Cerchiamo su Google! Niente Google! Prendete forbici, asciugamani e fazzoletti! Dobbiamo farla nascere, correte! Tu prendi le forbici! Ma che servono le forbici? Sbrigatevi! Eccoci! Come va? Male! Allora, signorina Ninna, ho visto su internet, ho sterilizzato le mani e adesso procederò all'apertura della pancia. Aspetta, okay. Prima l'asciugamano. Eccomi Ninna, sì. Ora dovrai alzare un po' le gambe. Ok. Dobbiamo mettere tutto sotto. Fate piano, okay. Adesso fai... Devi rilassare l'addome. Ok. Vai, adesso io ti aiuto a devo... Fermi! Ninna, devi partire! È normale, apriamo! No, è finta! Come finta? Non ci posso credere! Cioè, lui aveva studiato tutto per farti partorire! E tu stavi quasi per piangere, per la paura! E adesso andiamocene prima che si arrabbi! Ok, ciao! Non